È stato messo alla prova il servizio drive-in per sottoporsi al tampone restando in auto e partirà ufficialmente questo lunedì 9 novembre al consorzio di bonifica di Nocera Inferiore. Ieri pomeriggio il test con circa 60 pazienti per coordinare il lavoro ed il percorso delle auto. Il tampone sarà effettuato dagli operatori sanitari del distretto sanitario 60 mentre i cittadini resteranno nella loro automobile. Per accedere al servizio bisognerà contattare il proprio medico di base, che procederà alla richiesta telematica all'ASL. In seguito sarà l'azienda sanitaria a contattare l'utente per concordare il giorno in cui presentarsi al drive-in. Dottore Coletta, visto la particolare esigenza e visto le molteplici richieste che stanno arrivando, ha voluto anticipare la prova ad oggi, facendo incominciare a venire un po' di persone e provare a vedere come sarebbe andato quello che noi avevamo immaginato fino ad ora. Il percorso immaginato è andato bene, le casette con la tendostruttura al centro per i casi di pioggia sembra essere resistente, quindi procediamo e cerchiamo di farlo quanto più velocemente è possibile, in modo da dare la possibilità a chiunque ne abbia bisogno di poter avere il tampone. Si deve innanzitutto contattare il medico di base, il quale, qualora lo riterrà opportuno, contatterà l'ASL a mezzo via telematica e invierà la domanda per poter effettuare il tampone drive-in. Successivamente l'ASL, recepita la domanda, contatterà direttamente l'interessato e lo convocherà presso questa sede nelle ore, in un'ora e in un giorno specifico. Devo dire la verità, è andata benissimo. Stiamo concordando percorsi coerenti, per questo ho fatto questa prova oggi, anche con... Oggi c'erano 60 pazienti da tamponare, diciamo così, da sottoporre a tampone, e è andata benissimo. Certo. Non è il supermercato del tampone. Cioè non si può venire spontaneamente? No, assolutamente qui. No, perché il tampone è uno strumento di diagnosi a fronte di un dubbio diagnostico, per cui è il medico curante che a fronte del dubbio prescrive il tampone, prende in carico il paziente, lo calendarizza e poi richiede anche il tampone di guarigione a distanza di 10-12 giorni. 10 giorni secondo la norma, ma preferibilmente per i positivi 12-13 giorni.